Ragazzi, questo multieffetto è pazzesco! Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani e oggi voglio parlare di una scatoletta incredibile che mi ha veramente colpito. Il Mod Dwarf è un gioiello nel panorama dei processori multieffetti. Ma che cosa è questo Mod Dwarf? Dwarf? Come si pronuncia? Il Mod Dwarf di Mod Audio è tre cose in uno. Un multieffetto con simulazione di amplificatori neurali, una unità di riverbero e un guitar synth. In pratica è un processore effetti che consente di creare dalla simulazione di amplificatori alle catene di effetti, sia per chitarristi che per tasteristi, ai suoni di synth, suoni futuristici. Si pone a metà tra due dispositivi simili, il Tonex e il Quad Cortex, poiché come questi si basa proprio su modelli neurali, ma rispetto ad esempio al Tonex può aggiungere anche gli effetti all'interno della catena. Abbiamo talmente tanti altri pedali a disposizione, ragazzi, c'è l'imbarazzo della scelta. Volete il Metal Zone? Ne abbiamo tantissimi e possiamo metterli nell'ordine che preferiamo, ragazzi. Include infatti riverberi di altissimo livello, delay, effetti di modulazione, simulazione di amplificatori, di casse, di pedali, guitar synth, il looper, il sequencer, ed è dotato di strumenti virtuali e strumenti MIDI. Se volete approfondire, vi lascio come sempre il link in descrizione. L'hardware, sebbene di dimensioni compatte, è molto robusto e resistente e arriva in una valigetta antiurto, e questo dimostra l'attenzione ai dettagli da parte del produttore. All'interno della scatola troviamo anche dei gommini adesivi, l'alimentatore e un cavo USB per interfacciarlo al computer. Come vedete è un design minimalista, è una classica mini pedaliera con pochi controlli frontali e un ampio display monocromatico. Occhio però a non farvi ingannare da questa semplicità. Questo dispositivo infatti è ricco di potenza e di versatilità. Sulla parte frontale abbiamo i tre switch molto resistenti, tre potenziometri con la funzione push, sotto i quali troviamo tre pulsanti retroilluminati, e poi c'è un ulteriore pulsante sulla sinistra per accedere al menu. Una delle caratteristiche distintive del Mod Dwarf è la sua capacità di operare in diverse modalità. Ci sono tre modalità principali: Control Mode, Navigation Mode e Tool Mode, attivabili tramite i tre switch. Gli stessi switch ci permettono poi di passare da un preset all'altro, ed è molto comodo se usiamo questa pedaliera in modalità multi-effetto quando suoniamo dal vivo. Mentre i potenziometri a scorrimento continuo regolano i valori dei parametri selezionati. Pensate quindi alla regolazione del controllo di gain su un pedale o l'equalizzazione di un amplificatore. In alto poi ci sono dei LED molto luminosi, sulla sinistra abbiamo il livello di ingresso e sulla destra il livello di uscita. Sul retro troviamo due in, due out, la connessione USB, l'ingresso e l'uscita MIDI, l'uscita cuffie, e poi abbiamo una porta control chain per la connessione di altri dispositivi. Un punto chiave del Mod Dwarf è il suo editor grafico basato sul browser. Questo strumento infatti consente di configurare effetti, preset e routing in modo intuitivo. E ragazzi, vi posso garantire che esplorare l'ampia gamma di preset, di timbri disponibili sul Mod Dwarf è un'esperienza pazzesca. E proprio questo per la sua straordinaria versatilità. Dovete sapere che c'è una vastissima scelta di pedali, di amplificatori, di effetti di modulazione, di dinamica, con una quantità di opzione virtualmente illimitata. Ciò che però rende Mod Dwarf davvero straordinario è la possibilità di personalizzare il collegamento dei componenti e il routing per ciascun preset. Ma come facciamo a gestire tutto questo? Semplicissimo, basta accedere attraverso un comune browser e soprattutto senza la necessità di installare complicati software. Questo strumento consente di gestire il routing in maniera intuitiva, semplicemente inserendo gli effetti a pedale, gli amplificatori, le casse, le unità multieffetto, i synth e collegandoli con dei cavi virtuali. Semplicissimo. Se vedete nell'interfaccia troviamo in basso le categorie di componenti disponibili con un solo clic. Abbiamo i favoriti, abbiamo il control voltage, i delay, le distorsioni, i processori di dinamica, i filtri, gli oscillatori, i simulatori di amplificatore, ma la cosa più importante è l'accesso al plugin store per aggiungere circa 300 componenti gratuiti e numerosi altri con licenza a pagamento. Di base troviamo già delle pedaliere assemblate, ma il bello è modificarle o costruirsele di sana pianta. Bene ragazzi, adesso vi faccio vedere come funziona il Mod Dwarf. Come vedete, questa è la modalità Constructor, dove possiamo assemblare e costruire da zero, se vogliamo, la nostra pedaliera. Poi abbiamo la modalità Pedalboard Library, dove praticamente possiamo richiamare istantaneamente una pedaliera. Ad esempio prendiamo questo. Eccola qui, e in un attimo
la nostra pedaliera è pronta. Poi abbiamo la modalità Banks, dove possiamo salvare i nostri preset, il file manager e poi il plugin manager. Mod Audio è stata gentilissima ad attivarmi alcune licenze con le quali ho costruito virtualmente il mio rig analogico. Come funziona? Con il plugin IDX Loader, sostanzialmente un riproduttore di modelli neurali, permette di caricare dei suoni custom, suoni che possono essere condivisi dalla community open source di AIDA, o di installare dei plugin premium di qualità maggiore. Io in particolare ho usato la testata virtuale Marshall JVM410H, che è stata modellata proprio da AIDA DSP, e l'ho accoppiata alla simulazione della cassa, la 1960A, in aggiunta poi ad una serie di pedali ed effetti che uso abitualmente. E ad ora vi faccio vedere com'è semplice configurarlo. Quindi vedete, qua abbiamo la Marshall 1960 che mi hanno abilitato, adesso l'installiamo, vi faccio vedere, è molto semplice. Perfetto, installata. E abbiamo un'altra serie di amplificatori, casse, eccetera eccetera. Qui a sinistra poi l'abbiamo divisi per tipologia di effetto, delay, distorsioni, effetti di dinamica, filtri. Quindi, come vedete, è molto molto completo. Ma ragazzi, se il video vi sta piacendo, cliccate mi piace e doppio mi piace, e non iscrivetevi mai a questo canale. Solo a 50.000 iscritti vi svelerò perché, però il doppio mi piace non annulla il mi piace. Quindi, se noi andiamo adesso a costruire la nostra pedaliera, o partiamo da zero oppure prendiamo una pedaliera che è già formata e incominciamo a lavorarci. Come vedete, qui abbiamo gli effetti che vanno prima dell'ingresso dell'amplificatore, e sulla destra invece abbiamo gli effetti che vanno in send e return. Quindi abbiamo un amplificatore tweaker, sentiamo come suona con la cassa standard della mod. Con un semplice click abbiamo zoomato adesso sul delay, lo possiamo spengere, è presente soltanto il riverbero, oppure possiamo regolare i vari parametri. Vedete, allunghiamo il tempo, le ripetizioni, il tono se lo vogliamo più scuro. Molto molto interessante. E adesso, se ad esempio volessi cambiare l'amplificatore, in questo caso andiamo a prendere simulatori, prendiamo il mio bel JCVM, clone del mio ampli reale, e che facciamo? Andiamo ad eliminare l'amplificatore, mettiamo quest'altro e poi andiamo a collegare ovviamente l'uscita. Abbiamo anche i vari controlli dell'ampli. Possiamo abbassare il master, possiamo abbassare il gain. Torniamo sul segnale clean, andiamo a inserire adesso la cassa, la 1960, eccola qui. Quindi eliminiamo quella che abbiamo preso prima, andiamo a inserire il nostro bellissimo jack. Come vedete, abbiamo anche poi delle simulazioni, no? Grunge. Un delay. Mettiamo un suono crunch, andiamo a inserire un tremolo, passiamo un po' al delay, le ripetizioni, andiamo a lavorare sul tremolo. Thank you.
Proviamo a mettere un Tube Screamer. Eccolo, e questo all'uscita. Mettiamo un bel segnale clean del Marshall. Oh, ragazzi, il mio overdrive preferito. Abbassiamo un po' il delay, anzi, spengiamolo per un momento. Andiamo a intervenire sul Tube Screamer. Vediamo come reagisce la dinamica. Andiamo leggermente il drive più basso. Molto buono. E con la funzione snapshot è possibile memorizzare diverse scene e passare velocemente da un settaggio all'altro, e questo è ottimo in un contesto live. Abbiamo la nostra pedaliera, save, possiamo anche fare lo snapshot. Proviamo adesso a sostituire il JCVM e ci mettiamo invece questo bellissimo amplificatore stile Fender, eccolo qua, uscita. Ottimo. Mettiamo un compressore. Ok. Cambiamo il riverbero, mettiamo plate, vai. Ragazzi, davvero c'è l'imbarazzo della scelta. Inoltre un aspetto innovativo è la possibilità di suonare la chitarra come un synth, con una latenza inesistente poiché tutto è processato in tempo reale, senza perdita di qualità. Avete mai provato a sentire il suono di un Moog uscire dalla vostra chitarra? A mio avviso il Mod Dwarf è uno dei prodotti più innovativi degli ultimi anni. Il punto di forza è la versatilità. La simulazione dei suoni è incredibile ed è possibile creare o importare gli impulse responses per modificare il nostro suono. E il Guitar Synth ci permette di esplorare nuove sonorità. Probabilmente non per tutti i chitarristi, ma sicuramente utili per i sound designer. Unico Neo è l'interfaccia hardware molto minimalista che richiede inizialmente un approccio più da nerd smanettone. Non pensate quindi al Mod Dwarf come a una normale pedaliera e soprattutto non fate l'errore di paragonarla ad altri prodotti simili. E questo perché uno dei punti di forza di questa macchina è sicuramente la componente relativa al sound design, che la pone secondo me in un segmento di mercato superiore e non limitato ai soli chitarristi che vogliono divertirsi con alcuni preset. Mi sento quindi di consigliarlo ai sound designer, ai compositori o a tutti quei musicisti che vogliono sperimentare con delle catene effetti modulabili ed esplorare anche nuove sonorità. E a proposito di nuove sonorità, considerate che Tone Hunt, un portale open source con oltre 12.000 modelli neurali condivisi, sta per dare pieno supporto anche ai modelli neurali AIDA X. Infine ragazzi, il prezzo del Mod Dwarf è di 499 euro, secondo me in linea con l'alta qualità di questo prodotto. Vi lascio come sempre il link in descrizione se volete approfondire, se volete acquistarlo, e fatemi sapere che ne pensate con un commento qui sotto che non leggerò. Noi ci vediamo la prossima settimana, ciao ragazzi e buona musica.